Questo segno
è l'espressione della fede dell'unità che ciascuno di noi ha, unità che non vuol dire appiattimento. Ecco, penso proprio che né il sottoscritto né Don Valerio abbiamo così appiattito l'identità, no? Particolare che ciascuna delle parrocchie ha. Ed è bello, quel sano campanilismo tra le parrocchie è bello. Sentirsi di, e qua dico Borgorere Verolengo, ma abbiamo tutto quello, è bello. È bello. E poi quando questa bellezza dell'appartenenza alla comunità siamo capaci poi di condividerlo con gli altri, a me sembra che questo sia il frutto dello spirito. E allora qui il secondo grazie lo dico di cuore alla comunità parrocchiale di Castelrosso, che in questi due anni sotto la guida del sottoscritto è stata capace di poter condividere, di aprire questo pellegrinaggio ad esempio tutto castelrossese fino a pochi anni fa, e che adesso sta diventando interparrocchiale, intervicariale, non lo so che cosa. Ecco, sentivo questa mattina c'era gente di Crescentino, di Montanaro, di Saluccia, questo è un segno. E dico grazie, perché la comunità di Castelrosso non ha detto il sottoscritto, no, quello è il nostro pellegrinaggio, eh? E quindi il pellegrinaggio che era ed è iniziativa di Castelrosso, condiviso con le altre comunità da questi fondi, quindi grazie. E poi grazie alla Vergine Maria, ecco, che ci ha raccolti qui. Abbiamo terminato questo mese a lei dedicato, siamo qui proprio per chiedere la sua intercessione a lei, che è l'aiuto dei cristiani, l'ausiliatrice, che è tanto cara a Don Bosco, ecco, che ci aiuti a proseguire in questo cammino. Le comunità di Borgorere e di Verolengo hanno chiuso questo mese mariano, sabato scorso, la Madonnina, ma si sono uniti anche altri parrocchiani. Mi permetto di fare l'invito non soltanto ai parrocchiani della comunità pastorale di Chivasso per questo sabato, poi lo chiudiamo il sabato dopo, che è il sabato della Pentecoste, quest'anno nella parrocchia di Boschetto. E quindi, se vi fa piacere, ecco, preghiamo ancora insieme la Vergine Maria e soprattutto accogliamo il dono dello Spirito risorto nella festa della Pentecoste, sabato sera alle 20:45. Buon ritorno nelle vostre case e davvero un grazie corale a tutti. L'anno scorso, al termine della messa in cui il vescovo aveva un po' bruciato, anticipato la mia nomina, non ero stato in grado di dire grandi parole, però credo che qui, oggi, dopo un anno, ci sia l'opportunità e anche l'occasione. E quello che ho detto nell'omelia sull'unità, anche se poi io e Don Davide scherziamo sui campanili, per farvi vivere a tutti voi questo sano gusto di appartenenza in cui tutti e due ci crediamo, io credo che la prima unità l'abbiamo sperimentata io e Don Davide in questi 5 anni vivendo insieme, e prima come vice parroco, adesso come parroco di Verolengo, che vive ancora provvisoriamente a Chivasso, ma che condivide con lui gioie e dolori del ministero.